Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo nel Sonora di San Zeno Naviglio per scoprire da vicino il restyling di Dessa Jog. Un debutto positivo per Dessa Jogger. Sono state infatti quasi 57.000 le vetture vendute in Europa nel 2022, complici il prezzo conveniente e le sue caratteristiche. Si tratta infatti di una multispazio che trasporta fino a 7 persone, ma grazie alla sua modularità può anche risultare utile al trasporto. Ma partiamo dagli esterni. Le dimensioni rimangono invariate. Lungo 4,55 m, largo 1,78 m e alto 1,63 m. La differenza che balza subito all'occhio è la nuova visual di tutta la gamma Dacia. Al centro troviamo il nuovo logo Dacia Link, accompagnato dalla nuova calandra e dai nuovi gruppi ottici. Queste modifiche all'anteriore rendono l'auto più moderna ed accattivante, oltre che impaginare il suo nuovo stile distintivo. Lateralmente troviamo i passaruota consistenti che richiamano il mondo off-road, le barre modulabili sul tetto che permettono di trasportare fino a 80 kg ed i cerchi in lega neri da 16 pollici dell'allestimento Extreme Up. Al posteriore spicca anche qui il nuovo logo che troviamo per intero, i fari a sviluppo verticale che rimangono pressoché identici e la retrocamera. Passando agli interni possiamo notare anche qui il nuovo logo posizionato sul volante. È incredibile come il suo nuovo design riesca a dare un impatto fresco e nuovo all'abitacolo nonostante il resto sia restato praticamente invariato. Troviamo infatti la strumentazione analogica, le classiche bocchette dell'aria, lo schermo touch dell'infotainment da 8 pollici, dotato di navigatore e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, e la selleria in tessuto specifica dell'allestimento Extreme. Passando qui al retro, confermiamo lo spazio buono e questi due tavolini che possono tornare utili per i lunghi viaggi, perché come ho detto all'inizio del video, Dacia Jogger può ospitare fino a 7 persone. Anche lo spazio nella terza fila è buono. L'area risulta un po' più piccola in quanto i sedili sono leggermente rialzati rispetto a quelli della seconda fila. Passando al bagagliaio, in base a come moduliamo i sedili, abbiamo una capienza che varia dai 160 ai 2000 litri. Da notare che la terza fila di sedili può essere completamente rimossa, mentre gli altri possono essere abbassati. Troviamo infine i ganci e una presa da 12 volt. La nostra Jogger è equipaggiata con un motore 1000 B-Fuel, benzina e GPL, da 100 cavalli e 170 Nm di coppia, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti, che permette di percorrere più di 1000 km con entrambi i serbatoi pieni. In conclusione possiamo dire che questo restyling va a migliorare la Dacia Jogger, che si era già presentata come un ottimo prodotto, soprattutto per la sua abitabilità e versatilità. Grazie per averci seguito, ti invito a venirci a trovare in salone e perché no, prenotare anche un test drive. Ciao, ci vediamo al prossimo video.